Un caloroso benvenuto a tutti voi questa sera da Marco Civoli. È la UEFA Master Cup, la finale attesa per lungo tempo, Parma contro il Deportivo La Corugna. È un grande piacere per me dare il benvenuto a Mauro Sandreani, che ci guiderà nell'incontro con la sua analisi tecnica. Il piacere è tutto mio, Marco. Grazie per avermi invitato qui con te. I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. Le squadre si mettono in posa per le consuete foto pre-gara. Il monitor ci mostra adesso la formazione ufficiale. I tifosi sono eccitati, la partita sta per cominciare. Parma sta giocando con una difesa a 4. Vediamo se funziona. Marchionni, la passa in avanti. Istintivamente è riuscito a intercettare il passaggio. Continuano a far girare il pallone in attesa di trovare un varco. Una chance per il primo gol. Pallone perfetto messo in mezzo. I difensori stanno mostrando un'ottima concentrazione. Difesa rocciosa in area di rigore. La batte lunga. Questo è un ottimo intervento liberale. Straordinaria parata del portiere. Marchionni. Pressing asfissiante in questa circostanza. Si sono conquistati la rimessa in una zona molto avanzata della metà campo avversaria. Basso. Bel tocco. Lancia alto. Gran palla dentro. Prova dalla distanza. Tiro potentissimo. Sono trascorsi 15 minuti. Spinge il pallone in avanti. Passa la palla a sinistra. Junior. Grella, Morfeo, la sposta in avanti, Diego Tristan, può farcela a mantenere questo ritmo, la smista in avanti, la passa dietro, non ha raggiunto il suo compagno smarcato, un pallone a cercare la fascia destra, oltre la linea laterale. Bonera, e adesso prova a spostare il gioco a sinistra. Bonera se ne va con un gran movimento laterale. Porta palla lungo la fascia sinistra. Sceglie un lungo lancio in avanti. Marchionni,
Morfeo. Diego Tristan. Andrade. La gioca bene sulla sinistra. Quasi 30 minuti nel primo tempo. Junior. Gilardino. Ha letto perfettamente la situazione. Bresciano. Ancora lui. Riuscirà a trovare un compagno libero a centro area. La difesa sta giocando bene mantenendo le posizioni. Bonera. E la palla è stata deviata nella tre quarti avversaria. Messo giù. Possiamo aspettarci un rigore? È rigore! Adesso diamo un'occhiata al replay dell'intervento. Questo è stato un tackle pericoloso e fuori tempo, per giunta da dietro. Davvero bello! Hanno aperto le marcature. Gran gol dell'attaccante. L'atmosfera qui è davvero elettrizzante. Questo è stato un rigore perfetto. Diamo un altro sguardo al gol. Hanno meritato questo, vero Mauro? Sì, senza alcun dubbio, era nell'aria. Andrade. Lucche. Si spinge in avanti. La batte in avanti. La mette avanti. Chiaramente un fallo. Siamo nei 5 minuti finali del primo tempo. Gioca il pallone in avanti. La vuole di nuovo. Guarda qui. Perfetto, 1-2. Diego Tristan. Bresciano. Una chance per un altro gol. Fine del primo tempo. Hanno segnato l'unico gol dell'incontro fino a questo momento. Qualche commento sul primo tempo, Mauro? Beh, sono sicuro che i giocatori trarranno grande beneficio dall'essere avanti nell'intervallo. Dunque, alla fine del primo tempo il risultato è 1-0. Ecco gli highlights. Vi stiamo mostrando le migliori azioni di questo incontro. Vediamo cosa ci offre il secondo tempo. Per entrambe le squadre non sono in vista sostituzioni. Valeron. Doveva fare meglio. L'arbitro ha segnato un fallo. Deve esserci stata qualche irregolarità. La lancia alta. Proprio no. Buona difesa, in questo caso hanno fermato un attacco pericoloso. Lunghissima rimessa. Questo è il primo angolo dell'incontro. La qualità del cross sarà importantissima. Un altro intervento a liberare. La gioca su. Sembra facile, ma questo intervento è davvero straordinario. È velocissimo. Una chance per segnarne un altro. La messa a centro area, libera con un colpo di testa. Bolano. Grella passa la palla lateralmente, pallone lungo sulla destra, la spinge in avanti.
scende centralmente. Bel passaggio di prima. Porta avanti la palla con un dribbling laterale. La restituisce dietro. Lucche. Stiamo a vedere. L'hanno spazzata via. Quindici minuti nella ripresa se ne sono andati. Un bellissimo tocco qui. È in piedi e sembra a posto. Giocata sulla sinistra. Strepitoso controllo nello stretto. Spazzata via con un colpo di testa. Uno sforzo notevole dalla lunga distanza. La tocca all'indietro. Victor. Giù lungo la fascia destra. La mette al centro. Victor. Acuña. Scaloni. Un lungo pallone sulla destra. Data indietro al portiere. Sceglie il lancio lungo. Quasi 75 minuti sul cronometro. E adesso portano palla sulla sinistra. Deve stare più attento. Cartellino giallo. Diamo un'occhiata a questo fallo. Ma intervento assolutamente inutile. Concesso un calcio di punizione. La spinge su. Una palla a cercare un compagno smarcato sulla sinistra. Effettua un cross di prima. Lucche. E adesso il gioco si sposta sulla corsia di sinistra. Lancia lungo sulla fascia sinistra. Tenta di scavalcare il portiere. Gol! Questo gol che arriva in un momento cruciale dell'incontro potrebbe decidere molte cose. È il loro secondo gol. L'ha cercato con grande capabilità. Hanno raddoppiato il loro vantaggio e sembrano in completo controllo dell'incontro. È stato in grado di superare il portiere con grande eleganza. Eccezionale. Ecco il gol. Saranno certamente felici di aver segnato quando volevano. Non è vero, Mauro? Beh, questo offrirà ai tifosi una bella occasione per scatenarsi. Sono avanti di due gol. Questo dovrebbe dare loro una certa tranquillità. Vero, Mauro? Difficile da dire. Essere avanti di due gol è psicologicamente difficile. Non sai mai se tirare il freno oppure se cercare di segnare ancora. È fuori gioco. Diamo un'occhiata più attenta a questo intervento. I difensori sapevano già cosa aveva in mente l'attaccante. Un lungo pallone sulla sinistra. Questo pallone allora non è cross. Questo è chiaramente fallo. L'arbitro non aveva altra scelta che indicare il dischetto. Piuttosto ingenuo, devo dire. Calcio di rigore. Questo è il tipo di intervento su cui l'arbitro non deve sorvolare. Sì, Mauro, ed è ancora a terra. Avrebbe dovuto segnare da lì. La gioca in avanti. E spara!
Eccellente intervento del portiere in questa circostanza. Il tempo passa. Che tensione. Lungo lancio sulla fascia destra. Gran cross. Colpo di testa a liberare. La lancia in avanti. Cardone. Gran gioco di gambe. Una chance per un altro gol. Stiamo entrando nel recupero. Una vittoria soltanto per il titolo. Improvviso break. È finita. Ecco il fischio finale. Hanno conquistato la vittoria decisiva. Oh, questo è il momento che aspettavamo da tempo. La storia è scritta. Sono i campioni. È sempre bello vedere una partita così combattuta. E soprattutto abbiamo visto i campioni di fronte a noi. Guardate che festa. Questo fa capire a tutti che cosa significhi vincere questo titolo per i giocatori. Trofeo è nelle mani del capitano e questo sarà certamente un giorno da ricordare. E adesso possono sollevare il trofeo di fronte ai loro tifosi. Questa vittoria finirà negli annali. È il momento di terminare il nostro collegamento odierno. Lasciatemi ringraziare Mauro Sandreani per averci aiutato nella telecronaca di questo incontro. Grazie per la tua preziosa collaborazione, Mauro. Grazie, arrivederci. Grazie per averci seguito. Un saluto da Marco Civoli.